Grazie mille, grazie infinite, apprezzo sempre molto, grazie. Mi fa piacere, non ho la presunzione di far capire niente a nessuno, però già l'idea che qualcuno possa riflettere, già questo è gratificante, grazie. No, io non sono vicino alle idee di nessuno, io sono vicino alle idee mie. Dopodiché poi vedremo, quando sarà il momento di votare, chi è il leader che saprà riassumere al meglio quelle che sono le mie idee di meno Europa nella nostra vita, di meno tasse, di flat tax, di immigrazione più controllata, di rispetto dei diritti civili e delle diversità, di tantissime altre cose che insomma adesso non sto qua a spiegare, quindi non riuscirete ad ingabbiarmi vicino alla Meloni, vicino a Salvini, vicino a Zingaretti, scordatevi. No, io non credo sinceramente che sia particolarmente ricercato, però sicuramente è una cosa che si può fare, certo, non come si faceva un tempo, ma si può fare ogni tanto. I valori imprescindibili dell'essere umano sono prima di tutto l'onestà intellettuale, secondo me. E poi secondo me da lì discende un po' anche tutto il resto. Quando sei onesto intellettualmente, riesci poi ad essere anche una persona migliore in tantissime altre cose. Io credo che veramente l'onestà intellettuale sia il valore imprescindibile primario. Più tempo passa e più mi rendo conto che è una cosa di pochi. È veramente una cosa di pochi. Pochissimi. Sì. Ciro Sannino. Me ne ha cacciato Ciro Sannino perché era geloso di me e del mio grande successo. E mo Ciro Sannino risponde. Ma poi è venuto a raccontarlo a te che sei la mamma, manco al papà. Minchia, 14 anni, bello, bello precoce. Dai, se ci penso anche io, la mia prima volta è stata a 14, quindi in realtà, considerato anche che i miei 14 anni non sono quelli di adesso, adesso sono molto più uomini già a 14 anni. Non sai come comportarmi, ma come ti devi comportare? Tranquilla, tranquilla. Cioè, io adesso non ho figli, quindi diciamo forse sono l'ultima persona che ti può consigliare, però che gli devi dire? Secondo me gli devi di niente, secondo me lo devi lasciare tranquillo, devi dire ok, a mamma hai fatto, come è andata, stai attento, mettiti il preservativo, magari la prossima volta prima di farlo pensaci un po', sei molto giovane. Insomma, come dire, lo metterei un po' in guardia sui pericoli, ma questo magari lo hai anche già fatto. Dopodiché però se posso dirti, sii anche un po' orgogliosa del fatto che un figlio maschio, adesso magari ci sono delle situazioni che non conosco, però che un figlio maschio venga a dire una cosa del genere a una mamma, vuol dire che tu hai proprio creato un bel rapporto con lui, quindi sii orgogliosa di questo. Ma io non c'ho un cantante preferito, non ce l'ho. Boh, mi piace la Mannoia, mi piace Vecchioni, mi piace De Gregori, mi piacciono gli Eurythmics, mi piacciono i Tears for Fears, mi piacciono gli Everything But Girl. E poi però sento un pezzo, che ne so, di Achille Lauro, impazzisco, sento un pezzo di Vasco e mi piace moltissimo, sento un pezzo, capito? Mi piace la musica bella, poi che ne so, non ce l'ho uno. Bueno, sì, hablo un poquito español, no muy bien, pero sí, vives en Málaga, puede hacerlo por conmigo. Claro, es un business online. Podemos, si dice, podemos hacerlo en todo el mundo, juntos, porque online se puede hacer todo lo que quieres. Y como este, escríbeme en privado y hacemos. Allora, vengo da una 6 giorni di full immersion. Tienimi per mano la ragazza di Tere Zinnellini. Uno dietro l'altro te li sei letti. Mammaru Carmen. Mia, aspetta, continuerà. Perché mi dovrai dire qualcosa di questa lettura. Devo dire, inaspettato, bello, emozionante. Storie vere raccontate con delicatezza. Sei. Non ci manca che continua, sei una chiavica. Invece, io spero che invece tu mi dica una bella cosa, come sicuramente sarà.
No, ma grazie a te, ma tu stai scherzando. Uno è una persona che sceglie di leggere tre romanzi miei, non uno, tre, uno dietro l'altro, e che mi scrivi un messaggio del genere e mi ringrazi pure, sono io che ringrazio te. Grazie veramente.